questa è una cosa figa dei commenti. Sai che ora va di moda, diciamo, l'hashtag e poi vorrei e dire cosa vorresti fare finita la quarantena? Allora, probabilmente andare da mia nonna e stare un po', passare del tempo con lei, andare al mare con i miei amici, assolutamente, cioè mi manca tantissimo, e andare a danza, a ballare con tutte le mie compagne di danza, fare, poi vabbè, ovviamente anche andare a Milano, andare a viaggiare, però principalmente stare con i miei amici al mare, con mia nonna, a ballare e basta. Vero. Sai, E invece andare magari al ristorante, una cena in famiglia, una cena dalla sushi, andare a nonna, mangiare sushi fuori. un Io bel gelato, tantissimo. andare a prendere il sole, a me viaggiare, cioè io penso che la prossima volta che salirò su un treno, barra aereo, viaggio. Sì, assolutamente, concordo. Poi, Comunque, ma te invece che le top 3, cosa sono? top 3 sono, e poi Top 3. vorrei tornare a Milano. In tua sincerità, perché mi manca tanto, c'è cioè, la mia casa, la mia quotidianità, i miei amici, Duomo, eccetera. Poi vabbè, poi vorrei che tu tornasse come prima, in un attimo, ma non si può. E Comunque, beh, pian piano ci riabitueremo a tutto. vorrei che le persone rispettassero comunque le regole. Cioè, io vedo tantissime persone che continuano a uscire, anche oggi per dirti sono andata a fare la spesa. E non è che si rispettavano proprio alla grande le regole, cioè mi dà fastidio, è brutto da vedere. Perché ad esempio anche io vedo gente che esce o comunque che non rispetta le regole anche qui vicino a dove abito io, cioè li vedo magari con i miei occhi e tu magari sei rinchiuso dentro casa e dici cioè perché alla fine se stiamo tutti dentro casa riusciamo magari a sistemare un po' questa situazione col tempo ovviamente, con tutto, però sì, assolutamente. Poi in realtà tipo qua in Trentino che i casi non sono tantissimi, puoi uscire nel tuo comune tipo con un'altra persona, fare un giro con la mascherina e tutto ovviamente, però puoi uscire tranquillamente, andare per una passeggiata, la sport tipo per i ristoranti, per alcuni c'è, aprirà a breve, poi potrei andare da un comune all'altro della regione tra un po'. Quindi in realtà cosa mi sia abbastanza bene, però. Però Sì, per però comunque sì, bisogna stare attenti, molto attenti. Cioè io, boh, in realtà anche se magari si può uscire per andare a fare la spesa, o io non sono, forse sono andata una volta io a fare la spesa, però cioè, va, alla fine va, deve andare una persona per famiglia, per nucleo familiare. E l'importante è rispettare le regole, poi non è che noi possiamo fare qualcosa effettivamente, cioè possiamo fare qualcosa nel nostro piccolo, ma non possiamo tipo schioccare le dita e da un giorno all'altro torna tutto come prima. io sono andata 2 volte e in realtà è emozionante quasi andare a fare la spesa perché almeno è una cosa insomma che ti Ti fa seguire stacchi un dalle rito, ti fa uscire, regole. sì, ti fa un po' passare il tempo. E niente, infatti oggi sono anche, ho sfoggiato questi orecchini ad andare a fare la spesa, mi sono vista tutta Ma bene. e le trecce te le fai da sola? Ma sai che ragazzi, infatti dicevo anche prima nelle storie, io ci metto pochissimo. Tipo prima le ho fatte con prison break. Allora, tipo se tolgo il cappello sono così. Cioè Vabbè, sono però non. tutte. Però vabbè, non sono male. Ma e dopo se li sciogli sono tutti super ricci. Sono tutti sì, tipo frise diventano. Però solitamente le faccio quando i capelli un po' sporchi. Cioè non sono sporchi, però quando magari Sì, ogni tipo il tanto mi secondo sento. giorno, terzo, esatto. E basta. Tre pregi e tre difetti dell'altra. Vai, dici tu. Alice alla seconda, perché in realtà noi ci conosciamo bene tramite telefono, però ci siamo viste poche volte. Effettivamente sì, è vero. Cioè, non siamo mai Allora. uscite proprio insieme, o comunque sì, ma non più di tanto, non troppo spesso. Secondo me ha dei bellissimi principi. Io mi ci rivedo molto perché bene o male, entrambe teniamo tanto la famiglia, abbiamo appunto le stesse priorità, entrambe abbiamo la scuola, quindi sappiamo chi siamo, non abbiamo. Secondo è molto solare, sempre sorridente, quindi è bello, cioè, vedere quello che fa e tutto. Poi la determinazione che ha proprio. La pazienza con. Forse sotto questo punto di vista siamo molto simili.
nel senso che ci ritroviamo molto, quello che dicevi anche te, i principi per quanto riguarda la famiglia, siamo entrambe molto unite alla famiglia, entrambe molto solari, abbiamo i punti di vista molto molto simili, per questo ci ritroviamo spesso anche a parlare. Quindi sì, assolutamente, anche le priorità, come dicevi tu. Quindi, boh, in realtà sono un po' le stesse cose, secondo me. Ma infatti, secondo me noi ci troviamo così tanto bene perché bene o male siamo molto simili. E però ci troviamo molto bene su questo punto di vista, sì, sotto questo punto di vista, assolutamente. Sì, abbiamo molte cose in comune, più che non in comune. Che è proprio di sì. Poi in realtà dovevamo passare un pochino di questa estate insieme, fare qualcosa, io non ho organizzato tutto. Magari vedremo un po' più avanti, non si sa mai. Si spera, speriamo bene, beh, se si può assolutamente ci troviamo, sì. Se non si può no. Cioè,